È il 10 novembre, giornata di mobilitazione nazionale contro il disegno di legge Pillon che vuole cambiare le norme su separazione e affido. Noi di Toscana Lavoro siamo a Firenze, alla Sala Arci di Piazza Ciompi, insieme alla CGIL e a tante altre sigle. Come CGIL Firenze oggi abbiamo aderito all'iniziativa nazionale di mobilitazione contro il DDL Pillon. Noi siamo fortemente contrari al DDL Pillon proprio perché vuole riscrivere in maniera non giusta, secondo i nostri canoni, il diritto di famiglia, sempre naturalmente a scapito della parte più debole che sono in questo caso le donne e i bambini. Questo perché anche in Italia, in un paese quindi dove le disuguaglianze economiche, le disuguaglianze retributive e anche a livello lavorativo sono ancora molto forti, il DDL Pillon sicuramente va a incidere sulla parte più economicamente più debole e quindi cercherà sicuramente di aumentare le disuguaglianze sociali ed economiche. Cosa non vi piace del disegno legge Pillon e perché vi opponete? Il disegno di legge Pillon, insieme ad altri che sono in discussione, tende a voler regolamentare in modo uniforme situazioni che sono molto diverse, cioè ogni nucleo familiare, ogni bambino ha diritto a una considerazione autonoma e questo decreto vuole standardizzarla. E poi è un disegno di legge che tende più alla difesa della parte genitoriale e forse meno a quella del minore e crea delle complicazioni sia procedurali che in materia di costo per la tutela dei diritti di rilievo costituzionale, quali in primi quelli del minore. Dal punto di vista delle donne e delle mamme, cosa vi spaventa di più del disegno di legge Pillon? Allora, il disegno di legge Pillon spaventa moltissimo perché di fatto impedisce l'emersione della violenza nelle separazioni. E il momento della separazione è per le donne che escono da situazioni di violenza un momento estremamente critico. Il decreto di legge Pillon sembra proprio teorizzare alcune delle maggiori difficoltà che le donne e i loro figli oggi incontrano. Un esempio riguarda l'obbligatorietà della mediazione, che in realtà è vietata dalla Convenzione di Istanbul, che il nostro paese ha ratificato, che di fatto impone sedersi intorno a un tavolo, trovare un accordo rispetto alla gestione condivisa in quel modo così ben definito, paritetico tra i genitori, a prescindere da quello che è accaduto, quindi a prescindere dalla violenza agita nelle situazioni di cui noi ci occupiamo dal padre. Questo significa di fatto bloccare tutto l'intervento, perché significa non attribuire correttamente le responsabilità a chi ha agito violenza e minimizzare l'impatto della violenza sulle vittime, donne ma anche i loro figli. A cascata questo impedisce il lavoro di riparazione e recupero della relazione del figlio con i genitori, anche con il genitore maltrattante, perché la possibilità di un recupero e di una riparazione di questa relazione passa inevitabilmente dal riconoscimento della violenza che si è agita e del danno che si è provocato. Nella giornata di mobilitazione nazionale contro il disegno di legge Pillon, che messaggio parte da Firenze e dalla Toscana, dove in tante città ci sono molte iniziative? Il messaggio è molto chiaro, la richiesta è quella del ritiro del decreto Pillon, non una sua modifica, non ci sono parti modificabili, deve essere ritirato perché è contro, impedisce la tutela dei diritti dei bambini e delle donne vittime di violenza.